Allora amici, buongiorno intanto, un caro saluto e ben ritrovati. Questa mattina siamo stati invitati per venire qui a darvi il buongiorno nella bellissima Villa Bernasconi a Cernobbio. Perché? Perché c'è ancora una bellezza che vi vogliamo far vedere. Se qualcuno ancora non l'aveva vista, devo dire grazie al sindaco che ci ha invitato per venire a farvi vedere la loro bellissima mostra dei presepi. Eccola qua, entriamo all'interno della Villa Bernasconi. Salutandovi tutti, dov'è il sindaco? Non so, era qui. Ah, ci sei? Ah, ecco, perfetto. Buongiorno Matteo Monti, buongiorno carissimo. I saluti che ci arrivano subito da Marco, da Corrado e da Rosa. Buongiorno a tutti. Caro sindaco, grazie di averci invitato. Ieri sei stato carinissimo. Silvio, buongiorno. Rosella, buongiorno. Jean. Allora. Un padrone di casa chiude la porta perché Ah, almeno. scusami, è vero, hai ragione. Paolo Alberto, comandante Milco, buongiorno. Cristina, Anna Maria, buongiorno. Paola, colgo l'occasione anche di salutare Samantha, Marina, me lo consentirai? Ieri moltissimi hanno avuto un pensiero per il mio compleanno. È giusto che io dica grazie a tutti perché sono stati enormi complimenti. Grazie davvero a tutti e tutti e tutti. Anche a te, grazie sindaco. L'amico Grazie. Roby, il focacciaro di via Borgovico. Ciao Roby, grazie come sempre. Ketty, Teresa, siamo in diretta anche radio. Ricky, buongiorno. Anna dalla Francia, Rita, Cinzia, Gianluca, Marina, Paola, Anna Maria, Gian. Clara, Orazio, buongiorno, fammi salutare un po' tutti. Mary, buongiorno, Stefania, grazie. Grazie davvero degli auguri. Mari, Norina, Nazifa, anche a te, saluti. Emily, buongiorno, grazie, grazie ancora. Berna e Anna, bonjour dalla Francia. Marlisa, anche lei, credo dall'estero. Paolo Alberto, un saluto a te, un saluto a Lara, un abbraccione forte a Lara e a famiglia. Ale, Rosa, grazie degli auguri ancora. Lucia, Mauro e Luisella da Carate, Agnese, Marisa, buongiorno, grazie, grazie, grazie degli auguri. Dado e Katia, vi saluto con affetto. Ciao Anna Maria, ciao anche a Mary, un caro saluto e a Marco, sei il numero uno, sì. Allora, amici, il numero uno è questo qui, caro Giuseppina, buongiorno anche a te. Perché ha fatto qualcosa di meraviglioso, sindaco. Avete portato qui a Villa Bernasconi Sì, questo all'interno presepe straordinariamente da bello. Napoli all'Ario, questo prima di tutto devo ringraziare l'associazione Presepi Tramezzina perché sono loro che hanno proposto questa bellissima È idea. Noi bello. abbiamo detto mettiamo all'interno del Museo della Villa Bernasconi perché rappresenta la storia, questo mi sembra che da Napoli all'Ario sia ben rappresentato. Si vede da Bellissimo. parte sinistra rappresenta la zona Ci napoletana scrive e Isabella dalla Francia, dice magnifique figurine, cioè nel senso le statuine ovviamente. statuine. Gianluca, grazie anche a te, saluti. Ingrid, Silvia, buongiorno. Cinzia, Rosanna, Giuseppe, quanti ne hai compiuti? Pochissimi, 22, no, sono 57, dai. Va bene, ciao Cinzia, ciao Ines, buongiorno. Meno male che oggi sei al chiuso. Complimenti. Guarda, grazie. Il sindaco ha avuto un po' di passione, di compassione per noi. Ha detto: vieni a Villa Al Bernasconi, caldo. al caldo di Villa Bernasconi. No, sindaco, davvero, vedo che moltissimi stanno facendoti i complimenti. Sì, È un presepe è un presepe meraviglioso. particolare e come dicevo sono gli ultimi 2 weekend perché questo weekend del 15, 16 e 22-23 Quindi ancora due sono settimane ancora per 2 settimane, venire, eh? ma per esempio perché l'obiettivo è stato quello di continuare un Natale da ricordare fino alla festa del Santo Patrono San Vincenzo, quindi fino al 22 di Ah sì, ok, gennaio. Sarà esatto. possibile visitare il museo iscrivendosi al Museo Villa Bernasconi. È gratuito per tutti i cernobbiesi, quindi venite quando l'apertura e soprattutto venite a visitare queste bellissime Ma che bello. rappresentazioni perché Questo è appunto veramente qualcosa di la via del meraviglioso. Bardianello rappresenta un po' il nostro È vero, chicca quello è il del nostro Bardianello, lago. esatto. Allora, grazie ancora di tutti quelli che stanno scrivendo, anche con Anna Maria, auguri in ritardo, Erineia, Carla, grazie, grazie, Giuseppina, Dado, grazie Katia, ciao Giuliana, ciao Lasciura Ornella, Silvano, Dora, Ines, ciao Paolo Alberto, buongiorno anche a Marco, a Graziella.
e a Giuliana è un complimentissimo da Turate che ti fa, perché davvero. Qui ci sono i personaggi dei Promessi Sposi, davvero, quindi il nostro territorio protagonista. C'è la Lucia, Sì, c'è Lucia, c'è ovviamente, Renzo e c'è Lucia, Renzo sposato. Lucia, esatto, c'è Villa Balbianello e c'è anche la tradizione napoletana, Sì. però, quindi c'è l'antività. Ciao Corrado, Ingrid, buongiorno anche a voi, a Dolores. Come si sta con un anno in più? Normale. Ciao Dolores, un abbraccione a te. Paolo Alberto dice che è veramente spettacolare. È bellissimo, ringrazio il sindaco di avermi fatto entrare oggi al chiuso, ma perché ne valeva la pena. Alessandro e Rita, buongiorno anche a voi, cari saluti davvero a tutti, venite a vederla perché poi non c'è solo Sì, c'è anche una parte del presepe questo è il più bello, sicuramente, napoletano. Questo è il devo presepe sul lago di Como. dire. Ecco, Antonio ci chiede, ma è di origine napoletana, sindaco? Allora, le statue sono quella associazione Travezzina dove nel tempo hanno costruito questo percorso e la proprietà è loro, quindi Esatto. l'associazione Travezzina conserva queste statue che nel tempo È erano un vero. po' esposte. Capolavoro Qui se artistico. vedete c'è un po' il presepe sul lago di Como che racconta le figure napoletane di Giuseppe Ercolano Ah, sì, dove giusto, sì. effettivamente Ecco, proprio è qui. esatto. Buongiorno Lori, grazie, valgono per tutto l'anno, gli auguri vanno benissimo, il presepio è bellissimo. Un amico Mario che è un grande tifoso della squadra di Albese di pallavolo che ci segue sempre. Ciao Mario, grazie. Complimenti ancora. Grazie Mario, bello, fantastico Corrado, buongiorno Lidia, un piacere ritrovare anche te. Oggi io e Katia festeggiamo 4 anni e 9 mesi insieme. Beh, allora gli auguri li facciamo anche a voi, che è già un piccolo traguardo, Dado, perché non è così scontato. Auguroni a te e a Katia, saluti a Rosanna, a Cristina, a Rita, Paolo Alberto, ad Attilio, buongiorno a te, Isabel, magnifique vetrine. Quindi una vetrina magnifica quella che oggi ci offre il comune di Cernobbio. Grazie davvero a Matteo Monti. Grazie a Devo voi. dirti che comunque dopo tanti giorni di freddo, questa mattina, Merita. sindaco, veramente Hai è un apprezzato. buongiorno apprezzatissimo fuori. Tra l'altro c'è un ventaccio forte, eh. Grazie Dado, grazie a te, auguri, a te, a Katia, a Corrado. Un abbraccio a Stefano, buongiorno. Buon anno da Siena, nato a Como, bene, ci fa piacere. Elisa, Ornella, Giuseppe, non li dimostri, te li davo di meno. Ci sono, la carta d'identità non mente. E questo, Ecco. ecco, sono il presepe napoletano. Qui l'Annunciazione dei Pastori, ci sono varie riscoperte, la taverna, sono determinati, sono cinque attorno che poi terminano verso l'ingresso. Quindi questo, come dicevo, è un inizio di un percorso di collaborazione con l'Associazione Travezzina. Con l'associazione della Tremezzina, davvero straordinario. Ciao Loretta, buongiorno, sindaco anche alla Loretta. Ciao Dado, Buongiorno. Lori, quante sono le statuine? Ah, Lori, Le le statuine sono un numero statuine. Là inquantificabile ce in ne quel sono momento, ma tantissime. tantissime. Ecco, qua vi faccio vedere un altro dei presepi che c'è all'ingresso di Villa Bernasconi. Questo è il parco fuori di Villa Bernasconi. L'avete ancora illuminata. Vediamo, ogni tanto arrivano anche le chiamate. Questo è il telefono di Villa Bernasconi. Va bene, sindaco, buongiorno, simpaticissimo. Ciao Clara, buongiorno a Nicola. E sindaco, Colgo l'occasione, visto che infatti, siamo avete qui. fatto anche il Abbiamo calendario? fatto il calendario, quest'anno l'abbiamo distribuito nelle scuole, quindi i bambini delle scuole elementari e degli asili sono già dotazioni di questo Quindi se uno calendario. viene qui gli date anche il Per calendario. coloro che abbiamo tenuto le ultime 100 copie, quindi se è possibile venire a ritirare all'interno del museo, fa una visita al museo, ai Cernobiesi, come dicevo, è completamente gratuito. Adesso. Ma che figata, ci scrive il Fritz di Erba, questo presepe davvero bellissimo. Complimenti anche da Katia e da Corrado. Katia, poi Paola, buongiorno Giuseppe, Patrizia, buongiorno Patrizia, Giuseppe, Paola, l'amica Paola di Ferrara, sì, ciao Paola, Michela da Fino, buongiorno Lori, Loretta, sì, Elisa, quanta gente anche oggi. Grazie davvero di tutti. Grazie a voi. E soprattutto ho apprezzato il fatto che questa mattina siamo venuti all'interno, abbiamo fatto un bellissimo video del buongiorno e abbiamo un Ogni telefono tanto squilla. anni Sì, 70, anni anni 60, 70. 60 forse, sindaco. Ma secondo me anche prima, perché Infatti. rappresenta un po' il nostro. Vediamo, perché ogni tanto. Squilla anche, funziona davvero. Ecco. Va bene. Il sindaco che risponde, Funziona, fa anche il certo. centralinista. Se serve. Allora, calendario del comune di Cernobbio che è qui a Villa Bernasconi. Ciao Corrado, buona giornata a te, bella gente, grazie. E chiudiamo rifacendovi vedere questa figata come
l'ha definita il nostro Fritz di erba, perché è un presepe meraviglioso. Come già scritto il giorno, ci stupisci con i tuoi servizi. Grazie Paolo Alberto, Giacomina, Salvatore, buongiorno, grazie davvero di cuore. Corrado e Cinzia, ora un buon caffè. Angela, che bel presepe, buon martedì, è bellissimo. Un saluto lo faccio a Virna, vi faccio rivedere le statuine. Questa è la Natività, presepe di ispirazione napoletana, ma ambientato, vedete, sul lago di Como. È una meraviglia, o una figata, possiamo anche dirlo tranquillamente. Rosenda, buongiorno, è un grande, ciao anche a Dolores, grazie dei complimenti, grazie, grazie Dolores. Katia e Dado, carissimi, un abbraccione a voi. Anna, buongiorno, ancora auguri, 4 anni e quasi 5 anni, insomma, è un bel risultato. E questo è il bellissimo presepe, con le figure di Giuseppe Ercolano e la scenografia di un grande che è Luca De Ascentis. Ciao Luca, salutiamo anche lui. E non solo essere presidente, ha una salutiamo Bruno Frangi, l'amico di Invincible Diving, grandissimo anche lui. Laura, buongiorno, Michela, Luigi, Rosalba, la Sciura Ornella, un salutone perché glielo sì, facciamo. Buongiorno Sciura, buongiorno, un abbraccio anche a te. Bene, da Cernobbio è tutto, direi, linea allo studio. Grazie a voi. Grazie al sindaco. Se qualcuno mi invita per domani mattina al caldo, sono felice, se no vado all'esterno. Ciao a Paola, buongiorno, passate una buona giornata, ci scrive Isabella dalla Francia. A tutti, grazie a te. Un saluto dall'amico Achille, ciao carissimo. Un saluto anche a Corrado, a Francesco, a Lori, che spettacolo. Sia il presepe che la villa. Villa Bernasconi, gioiello del comune di Cernobbio. Un saluto ad Antonia, un abbraccione alla nostra Antonia, meraviglia come sempre. Abbraccio grande, cara Antonia, cari saluti anche a te. Paola l'abbiamo già salutata. Paola, Jack, ah, c'è Jack, c'è Laura, c'è Luigi e Clara che ci saluta. Un saluto e un abbraccio anche a te. Saluti ad Ornella, vai a bere il caffè, ciao Silvana. Va bene, ci porta il sindaco. Sindaco, grazie davvero di cuore. Grazie a voi. È stato bellissimo farvi rivedere. Oh, è passato il 6 di gennaio, ma il presepe è sempre valido, è sempre qui, vi aspetta tutti i giorni. Villa Bernasconi, Marcello e Paolo Alberto, anche a voi, cari saluti. Buongiorno Silvana, ben svegliata, buongiorno a tutti. Un caro saluto anche a Carmen. Io ogni giorno devo dire vi ringrazio di cuore, vi ringrazio anche per gli auguri di ieri, davvero tutti assieme lo rifaccio, grazie davvero della vostra affetto e della vostra partecipazione. Buongiorno a tutti, ciao sindaco.